Bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Prima di iniziare però fatemi cambiare location perché non voglio registrare qua. E come avete detto dal titolo, oggi andremo a parlare di un argomento che secondo me può interessare a parecchie persone. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Probabilmente godetevi questa inquadratura perché non la rivedrete più se vi dovesse piacere. È un esperimento, quindi non so se la luce sarà giusta o meno, ma farò il possibile per sistemare tutto, magari anche in post-produzione. Comunque sia ragazzi, oggi siamo in un video che non ho mai realizzato prima d'ora. Ed è un video che riguarda il crescere su YouTube. Quante volte ci siamo sentiti dire che per crescere su YouTube bisogna essere costanti? Praticamente penso che in tutti i video che abbiate visto, ammesso che ne abbiate visti di crescita su YouTube, c'è sempre qualcuno che vi dice che bisogna essere costanti per crescere. Ma è davvero così? Beh, oggi andremo a parlare di quelle che sono le mie considerazioni al riguardo. Beh, io non sono proprio pienamente d'accordo con questa affermazione, infatti credo che la costanza sia necessaria per crescere, ma non sia il mezzo principale. Infatti non penso che se una persona sia costante nel caricare video su YouTube debba per forza crescere, perché puoi benissimo caricare un video al giorno ma quel video non ha contenuto, quindi se il video non avrà contenuto di conseguenza non attirerà le persone e di conseguenza le persone non si iscriveranno al tuo canale YouTube, quindi avrai fatto una fatica per senza niente alla fine. Così come però portare due contenuti all'anno e portarli però pieni di contenuti non serve ugualmente a nulla, perché ovviamente se tu porti dei contenuti validissimi che quindi invogliano le persone di iscriversi, ma poi carichi due video all'anno, ovviamente non andrai da nessuna parte in entrambi i casi, poiché le persone vedranno comunque dei contenuti validi ma non si iscriveranno perché giustamente caricherai solo due volte l'anno. Quindi secondo me il mix perfetto per crescere su YouTube è quello di unire le due cose, quindi essere costanti ma allo stesso tempo caricare contenuti validi. Vi faccio un esempio: non avete tempo per caricare video tutti i giorni e caricare contenuti validi, perfetto, non è nessun problema. Ovviamente non è che per costanza si intende caricare per forza un video al giorno, potete benissimo caricare due video a settimana come faccio io, e questo è anche un simbolo di costanza, perché voi sapete che ogni martedì e ogni venerdì alle 16 sul mio canale troverete un nuovo video. Quindi questo vuol dire costanza. Potete anche caricare un unico video a settimana. L'importante, come vi ho detto, è caricarlo sempre, quindi caricare sempre allo stesso giorno e sempre alla stessa ora, quindi con costanza, e caricare contenuti validi, perché se una volta fate un contenuto valido che magari vi fa 5.000 views per esempio, e la volta dopo caricate un contenuto, che ne so, tipo un video di 10 secondi di schermo nero, per dirvi, ovviamente quello non è costanza, cioè non è né costanza né contenuto valido, perché sì, ok, gli avete caricato sempre il video al stesso giorno, alla stessa ora, ma magari quel video non sarà interessato a nessuno e quindi è come se non l'aveste caricato. Per entrare nell'algoritmo di YouTube c'è bisogno di fare molta attenzione ad alcuni parametri di YouTube, come per esempio il titolo, la miniatura e le descrizioni dei video. E poi ci sono alcuni strumenti molto utili che vi aiuteranno nella crescita del vostro canale, però di questo ne andremo a parlare in un prossimo episodio di questa serie di crescita su YouTube. Per adesso vi volevo solo parlare della costanza e di come secondo me si può crescere davvero organicamente su YouTube nel 2020. Quindi i miei consigli sono quello di essere costanti, quindi scegliervi il giorno o i giorni in cui volete caricare contenuti, fare un video riguardo, quindi per far sapere ai vostri spettatori quando è che caricherete e cosa caricherete, mettervi da parte delle idee, quindi sapere già in anticipo che cosa andrete poi a registrare, in modo da non dovervi trovare all'ultimo minuto che dovete trovare l'idea per il video. Io adesso che ho finito la scuola sto cercando di programmarmi prima i contenuti, quindi invece di registrarlo magari il giorno prima per il giorno dopo, lo registro anche la settimana prima oppure un paio di giorni prima, in modo che se ci siano anche parti che non mi convincono ho abbastanza tempo per poter risistemare il tutto. Detto questo, ovviamente dovrete rispettare gli orari, i giorni e i contenuti che vi siete prefissati di fare, e vi consiglio soprattutto di trovare il vostro stile, ovvero di non copiare gli altri youtuber, magari anche youtuber molto famosi, ma semplicemente di sperimentare. Sperimentate sempre cose nuove finché non trovate quello che fa per voi, il vostro stile. Ad esempio io con le miniature ho sperimentato tantissimo, ci ho messo tanto per capire quale fosse il mio stile di miniatura, e adesso invece penso di essere comunque riuscita a raggiungere un risultato
che per il momento mi soddisfa. Quello che ancora non mi soddisfa è l'attrezzatura con cui giro, infatti come sapete registro ancora con il mio Huawei P20 Lite e la qualità inizia a stare stretta. Come vedete non ho neanche luci professionali, infatti per registrare questo video mi sto servendo del lampadario e sì, so che ho una lampada alle mie spalle, ma non funziona, quindi niente. Comunque sia, cercate anche di sfruttare l'attrezzatura che avete al massimo. Io tipo sto sperimentando anche nuove inquadrature e come vedete sto cercando di fare il mio meglio per cercare di portarvi contenuti sempre diversi e che man mano vadano a migliorare. E niente, detto questo, direi che questo primo episodio di come crescere su YouTube può essersi concluso qua. Spero che questo video vi possa essere utile, che vi possa piacere e se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!